La Compagnia di Gesù in Bolivia ha negato la presunta responsabilità istituzionale nei casi di pedofilia commessi da alcuni sacerdoti e per i quali alcune vittime hanno sporto denuncia contro il superiore dell'ordine del paese. I crimini che alcuni gesuiti potrebbero aver commesso sono interamente di loro responsabilità e la Compagnia di Gesù in Bolivia sarà la prima a prevedere le sanzioni che meritano, ma non vede alcun senso nella causa presentata, si legge nell'ordinanza. Gli ex alunni del collegio Juan XXIII della città di Cochabamba hanno presentato una denuncia contro il superiore provinciale dei gesuiti, Bernardo Mercado, ritenendo che la congregazione cattolica avesse una responsabilità istituzionale nel caso dei 9 gesuiti accusati di pedofilia. Ci sono anche 8 ex provinciali che, secondo i denuncianti, erano a conoscenza degli abusi commessi dai gesuiti e che devono rispondere come complici. La denuncia si basa sul fatto che i membri dell'organizzazione religiosa hanno commesso violazioni sistematiche nei confronti di una popolazione specifica e sono quindi considerati contro l'umanità e non si prescrivono. A questo proposito, la Compagnia di Gesù ha sottolineato che i delitti denunciati sono di carattere personale e che tali responsabilità individuali devono essere punite e sanzionate dalla giustizia. I casi di pedofilia nella Compagnia di Gesù sono venuti alla luce lo scorso maggio, quando il media spagnolo El País ha pubblicato in un'inchiesta il contenuto del diario del gesuita spagnolo Alfonso Pedrajas, in cui racconta i presunti abusi da lui commessi contro minori in Bolivia. In questo testo, il religioso, morto nel 2009, fa proprio riferimento ai presunti abusi da lui perpetrati su decine di bambini quando era responsabile della scuola Juan XXIII di Cochabamba dal 1971. Nel 2019 è emerso il caso del sacerdote Luis Roma, ora deceduto, attraverso la denuncia di un ex membro della Compagnia di Gesù e che ha basato le accuse su 30 fotografie esplicite in cui affermava di riconoscere l'aggressore di numerosi minori tra i 6 e i 12 anni. In seguito a questi avvenimenti, la Procura boliviana ha avviato un'indagine in diversi dipartimenti del paese per denunce di pedofilia che coinvolgono soprattutto preti cattolici. Lo scorso maggio il governo del presidente Luis Arce ha presentato un disegno di legge affinché i reati sessuali contro i minori non siano prescritti, progetto respinto dal Parlamento pochi giorni fa fra le proteste di diversi settori che difendono l'infanzia e l'adolescenza. Il 3 ottobre scorso, sulla pagina Facebook del blog Sileno Possum, un post recitava testualmente quanto segue in riferimento al report sulle omissioni al motu proprio della CEI elaborato da Rete L'Abuso. La Conferenza Episcopale Italiana non ha recepito il dossier da parte di Associazionuncole Idiote perché non hanno alcun fondamento scientifico e probatorio. Questo per chiarezza, diceva Sileno Possum. Non avendo alcun interesse a entrare nel merito della formazione, Rete L'Abuso, associazione italiana che dal 2010 opera in rappresentanza e a sostegno delle vittime della pedofilia clericale, non può esimersi in questa sede da un commento politico sulla triste espressione utilizzata da Sileno Possum, che offende nella dignità una fascia debole, di entità non irrilevante nel nostro paese e ad oggi discriminata, in attesa di una giustizia che ovunque viene ottenuta, tranne che nella nostra penisola, dove il problema, che pure ha radici antiche e costituisce una grave realtà, pare invisibile, persino inesistente. L'associazione intende rimarcare come le espressioni utilizzate dal blog, peraltro non nuovo all'uso di offendere pubblicamente anche giornalisti professionisti per controbattere a posizioni differenti, esprimano, secondo lo schema più classico della rivittimizzazione in ambito clericale, l'intento di far tacere, screditandolo, chi è già vittima di un abuso. Un sussidio dedicato all'abuso spirituale è stato presentato il 26 settembre scorso dalla Conferenza Episcopale Tedesca. Il documento, intitolato Abuso dell'autorità spirituale, come affrontare l'abuso spirituale, elaborato sotto la guida del Vescovo di Dresda del gruppo di lavoro su abusi e violenza, è stato discusso all'Assemblea della scorsa primavera e ha l'intento di mettere a punto gestione e prevenzione del fenomeno.
Siamo solo all'inizio dello studio, spiega nella prefazione il vescovo che appartiene al movimento dei focolari, a sua volta non esente da problemi di abusi. Rispetto al versante degli abusi sessuali, qui non si risponde a una pressione esterna. Purtroppo c'era e c'è ancora troppo poco interesse pubblico per questo versante, spiega il vescovo. Con il sussidio di 47 pagine, ora i vescovi tedeschi intendono fare un salto di qualità, definendo il fenomeno dell'abuso spirituale in modo più preciso nelle sue diverse dimensioni e nel suo essere spesso il primo anello di una catena che sfocia nella violenza sessuale, con conseguenze che possono essere psicologiche e fisiche. Uno dei motivi per il quale l'abuso spirituale è stato finora poco affrontato è che non è stato ancora definito come un crimine né dal diritto canonico né dal diritto penale, ed è dunque difficile che si avviino procedimenti giudiziari se non si accompagna all'abuso sessuale. Non esiste inoltre alcun obbligo di denuncia ai sensi del diritto canonico. Le vittime di abusi spirituali continuano ad avere difficoltà a far sentire la loro voce, spiega il vescovo. La novità, secondo la teologa Barbara Hasbeck, intervistata da katholisch.de, è che finalmente ci sono norme chiare da parte della conferenza episcopale. Il problema degli abusi sessuali è diventato una massima priorità. Ma l'argomento non è nuovo. Le persone denunciano da tempo come sono state manipolate, svalutate e rese dipendenti nelle relazioni pastorali e nelle comunità religiose. Uno degli aspetti positivi del sussidio, afferma la teologa, è che si basa sull'esperienza delle persone colpite, che indicando i segnali degli abusi spirituali hanno consentito di redigere una lista di domande che aiutano a identificare e a classificare il problema. Ma il fatto che l'abuso spirituale non sia descritto né nel diritto canonico né nel diritto statale è problematico. Laddove i vertici di una comunità o diocesi non classificano un evento come abusivo, spiega, non esistono strumenti per imporre sanzioni. I requisiti per la prevenzione e l'intervento sugli abusi spirituali menzionati nel sussidio sono molto pragmatici, ma diventa presto chiaro alle persone colpite e al loro sistema di supporto quanto poco possono ottenere perché non esistono norme giuridiche e i relativi diritti. Rinviato tutto alla settimana prossima. Agonia infinita. Le prime parole affidate ai social da Peter Orlandi riassumono quanto sta accadendo intorno all'istituzione della commissione d'inchiesta sulla scomparsa della sorella Emanuela e di Mirella Gregori. La discussione in aula al Senato era prevista per martedì 10, rinviata ad altra data da fissare per l'informativa del ministro degli esteri Tajani e il voto sulle mozioni parlamentari sulla guerra tra Israele e Hamas. I disegni di legge istitutivi delle commissioni parlamentari di inchiesta sull'emergenza SARS-CoV-2 e sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, già previsti all'ordine del giorno della seduta odierna, sono rinviati ad altra data. Restano confermati gli altri argomenti previsti in calendario. E le comunicazioni del rinvio, pubblicata su Facebook da Pietro Orlandi, rinviate queste due discussioni. Non c'era tempo, che c'era invece, per gli altri argomenti. La discussione poteva durare anche solo un'ora, ha sottolineato Pietro Orlandi. Un'ora che non si trova, e si dovrà nuovamente riunire la conferenza dei capigruppo per stabilire una nuova calendarizzazione. A quando? Quando finirà questa sconcertante agonia, questo rinvio continuo? Per una commissione che fino alla primavera aveva un'ampia maggioranza trasversale. Aveva. Ora, dopo le parole di Diddi, dopo l'intervento di Mattarella nei mesi scorsi, qualcuno ha cambiato posizione. Almeno, lo dica esplicitamente, abbia il coraggio delle proprie posizioni, senza nascondersi dietro continui rinvii. Chi vede un bambino non vede nulla. Felice chi ha dei figli, ma non infelice chi non ne ha. Piccolo è il bambino, piccolo è il lutto. Non si deve dire un segreto a una donna, a un pazzo o a un bambino. Si tratta di una breve antologia di detti popolari coniati nell'attuale Europa tra il XV e il XVI secolo e raccolti dallo storico Jean Dulémont in uno dei suoi saggi più famosi, intitolato Il peccato e la paura. Quando ebbe inizio l'età moderna europea, spiega Dulémont, l'atteggiamento di incomprensione nei riguardi dell'infanzia si rivela ancora largamente diffuso e riveste due aspetti tra loro complementari.
la scarsa sensibilità per la freschezza e l'innocenza del fanciullino e la scarsa emozione per la sua fragilità. E poi la tendenza a vedere il fanciullo in età scolare, come diremmo noi oggi, come un insieme di difetti, un essere cattivo e maligno che occorreva necessariamente disciplinare affinché non diventasse adulto malvagio. Questa antologia di proverbi, prosegue lo storico, per quanto contenuta ci fa capire che il bambino non era riconosciuto come tale. Si tratta di una creatura che acquisterà valore solo quando sarà stata disciplinata diventando uomo, osserva lo storico francese. La sua chiave di lettura del rapporto del mondo adulto con quello dell'infanzia nella cultura occidentale cristiana, al termine del Medioevo, può essere utile per osservare anche alcuni fatti di estrema attualità. L'annullamento dell'identità umana del bambino non è infatti una dinamica che appartiene solo al passato, né tantomeno, purtroppo, è stata definitivamente consegnata alla storia della nostra civiltà. L'idea violentissima scaturisce dalla fusione fredda tra Logos, secondo lui, detto in estrema sintesi, il bambino non è essere umano finché non entra nell'età della ragione, e il pensiero religioso cattolico, il bambino è malvagio per natura, dal peccato originale, ne porta con sé un'altra altrettanto criminale. Se non è essere umano, dunque lo si può violentare e o uccidere tranquillamente. Va ricercata qui in estrema sintesi la radice culturale della pedofilia e della protezione riservata ai preti pedofili dai loro superiori. Ma non solo. Contro questo crimine orrendo tante parole vengono spese e tanti impegni sono propagandati anche nel mondo laico, ma poi nei fatti raramente si traducono in qualcosa di concreto. È questo il caso dell'Italia che, come è tristemente noto, diversamente da tutti i più grandi paesi a tradizione cattolica, non ha mai realizzato un'indagine sulla pedofilia nella Chiesa. Non ha nemmeno mai risposto, per quanto riguarda il governo, alla diffida di Rete l'Abuso, in cui si contesta di non aver mai adottato le misure necessarie per contrastare le violenze sui minori di matrice ecclesiastica sul territorio italiano, violando così la Convenzione ONU per i diritti dell'infanzia e la Convenzione di Lanzarote. Riguardo alla vicenda che ha coinvolto un religioso dell'ordine dei frati minori, lo stesso ordine, per mio tramite, precisa che il confratello appare rivestire la qualifica di persona offesa e comunque verranno svolti tutti i necessari accertamenti e verifiche. Così l'avvocato Luca Gentili prova a spiegare fatti che però sembrerebbero raccontare altro, suscitando almeno qualche dubbio. Siamo a Perugia, protagonisti di questa storia, un trentenne albanese, un escort che vive di incontri a luci rosse, e un religioso di Assisi. Il frate avrebbe incontrato l'escort e usufruito delle sue prestazioni sessuali prima che il giovane albanese mettesse tutto in chiaro. O mi dai altro denaro o diffondo questo video e lo vedranno tutti, avrebbe minacciato l'escort. Così il frate, obtorto collo, è andato dai carabinieri di Assisi a denunciare il tentativo di estorsione che stava subendo. Una scelta forse non facile per il religioso, e così l'escort è stato arrestato. Naturalmente sulla vicenda viene mantenuto il massimo riserbo da parte di inquirenti ed investigatori, ma secondo indiscrezioni il rapporto sessuale fra il frate e l'escort si sarebbe consumato tra fine agosto e i primi di settembre di quest'anno. I due si contattano sul web e dopo il loro incontro il giovane escort albanese chiede centinaia di euro al frate, sostenendo di avere filmato il loro appuntamento con un telefono nascosto. Un tentativo di ricatto bello e buono, proprio per evitare che quelle immagini vengano diffuse. Così la denuncia del frate, che su indicazione dei carabinieri organizza un secondo incontro sempre a Perugia, ed è a questo punto che l'escort viene arrestato in flagranza. L'interrogatorio di garanzia si è svolto nei giorni scorsi al carcere di Capanne, l'arresto è stato convalidato, ma il trentenne albanese è stato rimesso in libertà con obbligo di firma. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito. L'appuntamento è per sabato prossimo alle 12 a Rete l'Abuso News. Vi auguriamo un buon weekend. We'll be right back.
Allora, niente, adesso io introduco Giuseppe Miccoli, che vedo, almeno non lo vedo più, ma ho visto che era qui, immagino sia ancora in linea, che è un cantautore che ha regalato, non so, ieri sera vi ho mandato un video, chi è nella nostra chat dei giornalisti della rete, questo video che è stato prodotto appunto da Giuseppe Miccoli e con la collaborazione di Guglielminetti e appunto lascio la parola a Giuseppe. Prego. Sì, buongiorno a tutti, grazie per lo spazio, ringrazio Francesco Zanardi. Vorrei utilizzare questo tempo, insomma, per parlarvi di come è nata questa canzone che poi ho fatto ascoltare appunto a Francesco Zanardi, dell'opportunità appunto che mi ha dato Guglielminetti con la sua etichetta discografica di poterla realizzare. Da circa un anno ho iniziato a pubblicare le mie canzoni, pur facendo infatti un altro lavoro, non sono infatti un musicista professionista. Ho inviato le canzoni a Guido Guglielminetti, da qui è nata una collaborazione con la sua etichetta discografica, che dà l'opportunità, diciamo, a degli artisti di potersi esprimere senza far ricorso ai talent, a tutto ciò che offre il mainstream della televisione italiana. Ovviamente di questo sono molto grato. E, dopo, entrando nello specifico, dopo aver ascoltato la canzone Sopravvissuto, ci siamo messi a lavorarci su per farla nascere così come immagino sia stata ascoltata. Per farla breve, insomma, l'esigenza di far nascere questa canzone è nata dall'esigenza appunto di squarciare il velo dell'indifferenza. Vedendo che nella canzone italiana non c'era un non veniva non è stato trattato molto probabilmente questo tema, oppure se è stato trattato, è avvenuto in maniera superficiale. Per quanto sono riuscito a cogliere io, insomma, da qui è nata l'esigenza di raccontare la storia appunto di Francesco Zanardi. Ho l'impressione che molti dolori, alcuni dolori, non si possono raccontare oppure non si vogliono far ascoltare. E da qui, appunto, è venuta è nata la canzone. Il testo, insomma, è un mix tra il linguaggio che ha utilizzato Zanardi nelle sue interviste, nei suoi articoli, e quello che poi ho inserito io, che è venuto fuori anche dall'ispirazione, insomma, dopo aver letto il libro, Una donna di Sibilla Aleramo. Praticamente ho cercato di far rivivere lo stesso affanno, la stessa inquietudine, gli stessi abusi che aveva subito Sibilla e che venivano raccontati in quel libro, però senza, ovviamente non potevo non far emergere la reazione delle vittime che non si fermano, anzi affermano con forza la propria esistenza e il proprio dolore e quindi la condizione di sopravvissuto. Questo, vabbè, per introdurre quello che ho fatto e che poi ho cercato di condividere con Zanardi. Poi, come spesso si dice, le canzoni non vanno spiegate, sia se vanno ascoltate e basta, insomma. Mi fermerei qui, insomma. Va bene, grazie Giuseppe. No, beh, la canzone a me è piaciuta subito. Combinazione, io non so se l'avete sentita, somiglia moltissimo al report, no? Perché i punti, bene o male, ci sono quasi tutti. Giuseppe, poi la cosa più strana è che non è neanche un sopravvissuto, quindi ha colto, diciamo,
Quelle parole, quello che lui racconta è quello che coglie dall'esterno una persona sulla situazione dei preti pedofili in Italia. E vi dico, appena l'ho sentita la prima volta, mi è piaciuta subito, 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 perché insomma diceva tutto, c'era tutto. Poi vabbè, si è sviluppato il resto in qualche giorno, in pochi giorni abbiamo montato casalinga, in modo casalingo un video. Scusate. E niente, questa canzone credo rimarrà la canzone un po' delle vittime, un po' diciamo un inno italiano dei sopravvissuti, perché li disegna molto bene. E anche appunto quello che dicevi, Giuseppe, sì, in effetti nessuno in Italia ha investito nei minori. Se fate caso, noi abbiamo lanciato l'iniziativa della panchina. Per le vittime di pedofilia, non dei preti pedofili, di pedofilia in genere, e non ce ne sono in Italia. Abbiamo lanciato l'iniziativa, adesso inizieremo poi a installarle nei vari comuni. Se voi andate a vedere, ci sono le panchine per il femminicidio, ci sono le panchine per l'amicizia, perché ho cercato su internet, c'è di tutto. Non c'è una panchina per la tutela dei minori, non c'è una partita, che ne so, una nazionale cantanti per la tutela dei minori. Diciamo che l'argomento dei minori, pure tutti abbiamo dei figli in Italia, però pare davvero un argomento quasi, non so se dire tabù o ignorato, ecco, preferisco la prima. Più sopportare il contatto delle tue mani e l'affanno del tuo respiro, padre, non mi tenere, non mi toccare, lasciami stare. Quando ancora cercherai e qualcun altro troverai, c'è sempre una preda che non ti aspetta. Puoi negare la sofferenza e se il perdono a volte si può tentare, resta un vuoto nella mente che non si è più colmato e no, non si può colmare. Giustizia che mi protegga, la verità va dove conviene, sono stanco di soffrire, di andare, venire e sottostare. E se con quelle braccia che hanno inflitto il male, mi tieni giù la faccia e ho paura di naufragare, di trasformarmi in una carta straccia. Ero solo un ragazzino, tu il mio aguzzino, e oggi non posso perdonare. Sembri più forte del